per Marco un motore, segreti non ha, è un gran corridore che vincere sa, per Marco un motore, segreti non ha, è un gran corridore, vedrai vincerà. Un'altra brutta sorpresa stava per caderci addosso. Robby con la sua RX-7 ha realizzato lo stesso identico tempo di Marco, pur essendo partito dal via con ben un secondo di ritardo. Ciò vuol dire che ha coperto il percorso in 10 secondi. Mm-hmm. E quindi la sua macchina è decisamente più veloce di quella di Marco. Ma la cosa peggiore, ragazzi, è che nella terza prova eliminatoria che si disputerà fra poco si incontreranno proprio loro due. Siamo quasi arrivati alle battute finali di questa che si può considerare una delle più belle gare mai disputate finora. Diversi record sono stati battuti uno dopo l'altro. L'ultimo, anche se non ufficiale, è quello di Robby. Bravo, Robby! I miei complimenti, capo. Congratulazioni, sei stato davvero grande, Robby. Sei molto gentile, nave, ma perché non dai un'occhiata al tabellone? Dopo che avrò battuto Marco e la sua CRX, sarai tu il mio diretto rivale. Non esserne così sicuro. Credevo che la mia dimostrazione vi fosse bastata e che avreste preferito evitarvi una sconfitta bruciante. Se volete un consiglio, ritiratevi. La mia RX non ha paura di nessuno, è chiaro? Ascoltami bene, Marco. Io sono cambiato, non sono più la stessa persona. Vincerò io questa gara. Con la sua supercar ha realizzato il miglior tempo, 11 secondi e 01.
Incredibile. No, non è possibile. Oh, accidenti. A questo punto, se non troviamo il sistema di migliorare la nostra macchina, possiamo anche metterci una pietra sopra. Non abbiamo nessuna possibilità di vincere. Vuoi svegliarti? Dobbiamo fare qualcosa. Non potete competere con lei. Oh, salve, Sandro. Purtroppo quella macchina è troppo forte per voi. Sì, forse ha ragione, ma io non voglio ancora darmi per sconfitto. E fai molto bene, ragazzo. Anche Giulio è d'accordo con te. Me lo ha detto lui. Perché? Che cosa le ha detto? È convinto che la vostra CRX sia una bella macchina e abbia tutte le carte in regola per dar fastidio a Robby. Basterà solo farle qualche modifica. Ma certo, diamoci da fare. Che ne dici, Omina? Forza, ragazzi! Marco, ricorda che abbiamo riposto in te tutte le nostre speranze. Yuhu! Secondo lui non esiste a parole una macchina più veloce di un'altra senza un confronto diretto. E ad essere sincero la penso anch'io così, ragazzi. È sempre bello vedere una gara combattuta lealmente fino in fondo, ma senza esclusione di colpi. Ci ha ridato fiducia, grazie signore. Vai, dobbiamo farci venire qualche buona idea. Già, ma purtroppo abbiamo pochissimo tempo prima della terza eliminatoria. L'unico modo per avere qualche chance di vincere è cercare di aumentare la potenza. Ecco il raggio, ragazzi. Vedi, a stomaco vuoto non è facile pensare a qualcosa di buono. Era ora, una fame che non ci vedo. Tu non ti smentisci mai. Perché? Cosa vorresti dire? Questa bisogna segnarla sul calendario degli avvenimenti sensazionali. Sbaglio, c'è una punta di ironia nella tua voce. E la prego, mi scusi, signora. Non gli dia retta, è stata molto gentile. Ma figurati, tanto è tutto nel tuo conto spese. Lo sapevo che sotto c'era il trucco. Scusate. Che ti succede, Luca? Non ne sono sicuro, ma forse ho trovato il modo di aumentare la potenza. Cosa aspetti? Avanti, parla. Che vuoi, ancora uno? Ehi, che ne diresti di lasciarne un po' anche agli altri? Sì, è vero, ha ragione. Oh, che peccato, sono così buoni. Robina, che ne dici di prendere fiato tra l'uno e l'altro? Ma certo, che sciocco non averci pensato prima. Sei proprio un genio, Luca. Sì, ma come facciamo? Aspetta, fammi pensare. Sì, dovrebbe essere abbastanza semplice ed efficace. E dovremmo anche avere il pezzo di ricambio sul camion. Ragazzi, è fatta! Allora forza, al lavoro! Non perdiamo altro tempo a scattare! Caspita, ci stanno dando sotto. Ma che cosa pensano di fare? Sì, ma vedrai, intanto non faranno mai in tempo a finire. E invece ce la faremo. Così non potremo perdere. E vinceremo. Il tempo della Mugen RX7 è 11 secondi e 02. Un'ottima classificazione anche per questa macchina. Sono sempre più sicuro che ne vedremo delle belle. Attenzione, ormai scende in pista l'ultima coppia in gara. Presto, presto, presto! Muovetevi, manca poco, non c'è più tempo! Bene, io ho finito. Voi a che punto siete? Ho finito! Apposta! Evviva! È sicuro, ce la faremo, ragazzi! Un grande urrà per il nostro team! Urrà! Soddisfatto del lavoro, Giulio? Oh, ci sei anche tu, Nabe. Mi pare che se la siano cavata molto bene. Ma non saprei davvero, però devo dire che quei ragazzi sono proprio in gamba. Prende ora il via alla terza gara eliminatoria. In bocca al lupo, Marco. Non preoccuparti. Accidenti, guardate! Vi giuro che se non lo vedessi con i miei occhi non ci crederei. Ma quella non è una macchina. È incredibile. Non credevo che ci sarebbero riusciti veramente. La CRX numero 111 sta arrivando a una velocità impossibile. Devo farti i miei complimenti, ci sei riuscito. Così impari a cantare vittoria. Mi ero dimenticato di dirti che non solo ho potenziato il mio motore, ma per questa fase della gara ho anche aggiunto il turbo. Cosa? Ho voluto avvertirti prima, per evitare che dopo ci siano controversie e contestazioni. E adesso vinca il migliore.
Questa non ci voleva. Ed eccoci a uno degli scontri più attesi di questa gara, signore e signori. Quello fra la CRX e la RX-7. Ehi, Ivano, adesso mi spieghi cosa avete fatto alla CRX? Stai attenta. Abbiamo aumentato il rapporto della prima marcia, che darà più sprint alla partenza. Questo però crea il problema della perdita di velocità sulla lunga distanza. E allora abbiamo cambiato le ruote con altre più grandi. Queste limiteranno la riduzione di velocità per tutta la durata del percorso. Se Marco riuscirà a partire a razzo, nessuno potrà raggiungerlo. Purtroppo devo darvi una delusione, ragazzi. Ho appena saputo che per questa gara Bobby ha montato il turbo sulla sua macchina. E ora cosa faccio? Nonostante le modifiche, la sua auto è più veloce. Col turbo e il motore potenziato è diventata una macchina che può raggiungere velocità da capogiro. Ma io non posso perdere. I miei amici hanno fiducia in me. Non posso e non devo deluderli. Questa volta mi prenderò la mia rivincita. Ti umilierò. Passando. La RX-7 sta prendendo un vantaggio consistente. Devo assolutamente fare qualcosa. Non posso lasciarlo vincere senza lottare. Sono io il più forte e lo dimostrerò. La mia macchina non è rivale. E adesso preparati. I piloti non hanno ancora cambiato marcia. Secondo. Ha cambiato. La CRX si sta avvicinando rapidamente. È come pensavo, il turbo non funziona a dovere. Sono molto vicine, ma in questo momento la CRX sta di nuovo perdendo terreno. La RX-7 è davvero piena di risorse. Vai, Robby! Se continua così non ce la farò mai. Mi rimane ancora un'ultima possibilità. Tenterò il tutto per tutto. Eccoci siamo! Incredibile, signori! La CRX ha cambiato marcia! Ora è in terza! Ma perché l'hai fatto? Dovevi aspettare ancora un po'! Sta sfruttando troppo il motore, così gli esploderà! Ma che cosa gli è saltato in testa? Ha cambiato troppo presto. In questa gara la terza è la massima marcia e si inserisce a circa 300 metri del percorso. Questo gli procurerà senz'altro un calo di potenza. È strano che un pilota con tanta esperienza, anche se molto giovane, abbia commesso un errore così grossolano. Hai firmato la tua condanna, ma ormai sei finito. Peccato però, mi sarebbe piaciuto un rivale più combattivo. Pensate che abbia fatto uno sbaglio, ma era tutto premeditato. Ecco, questo è l'ultimo cambio. Ecco la terza! Via adesso! Ma cosa fa? Cambia ancora? No, non ci capisco niente. Secondo me gli ha dato di volta il cervello, non ha retto alla delusione. Ma allora? Mancano 70 metri al traguardo. Ormai la vittoria della RX-7 è quasi certa. No, guardate! La CRX sta rimontando metro su metro alla distanza. È incredibile, signore e signori. Il pilota sta dimostrando di avere carattere. No, no, accidenti! Sono quasi affiancati, ma ormai non c'è più tempo. Il traguardo è vicinissimo, attenzione! Ci sei.
secondi e 0,2. Questa gara passerà alla storia. Credetemi, signori. Non posso crederci. Povero Robby. Deve essere un sogno. Ha calcolato ogni cosa al secondo. Cosa dice, scusi? In genere non si usano marce molto alte in questo tipo di gara, anche perché non ce n'è il tempo. Invece lui ha usato benissimo il cambio. Ha avuto un tempismo cronometrico. Quel ragazzo ha un futuro assicurato. È stata una buona idea quella di allungare il rapporto delle marce e di cambiare le gomme. Devo farvi i miei complimenti, ragazzi. Non ha vinto solo la macchina, ma tutti voi insieme. Sei sempre il migliore, Marco. Bravo. Tieni, ti ho conservato un bignè. Fermati, Robby, cosa stai facendo? Ho perso per ben due volte di seguito. Non ha alcun senso continuare con questa stupida farsa. Aspetta! Robby, dove vai? Lascialo andare, ha bisogno di star solo. Orgoglioso com'è, gli ci vorrà un po' di tempo per dimenticare. Prima o poi tornerà, vedrai. Anche lui, come tutti noi, le corse ce le ha nel sangue. Non potrà starne lontano per molto. Ed ecco che sulla linea di partenza ci sono la supercar del signor Nave e la Dead Scramble. Tenetevi pronti a partire. Questa macchina ha qualcosa che non va. Secondo me devono averle cambiato il motore. Ma perché dici questo? La carrozzeria sembra leggerissima. Ho preso informazioni, è tutta in fibra di vetro e poliestere. Hanno ovviato così al peso in eccesso. Oltretutto sono riusciti a darle una forma aerodinamica. Sono sicuro che opporrà pochissima resistenza all'aria. Oh. Guardate! Sarei curioso di dare un'occhiata al motore. Chissà se il signor Nave mi permetterà di vederlo. Eh? Oh, salve, signor Nave. Allora, vi piace la mia macchina, ragazzi? Con questa non posso assolutamente perdere. Voi che cosa ne dite? Scusa, non ho capito bene. Siamo orgogliosi di presentarvi la nostra macchina e di illustrarvi le sue caratteristiche. Abbiamo cambiato il telaio per adeguarlo alla potenza del turbo. E adesso state attenti a non svenire. Ha una potenza di 390 cavalli. Scusami, ho capito bene, hai detto 390. E ora vi saluto. La vittoria sarà nostra. Pensa che ce la faranno, signor Giulio? Ad essere sinceri, non lo so. Stai pensando anche tu alle ruote posteriori dell'auto di Nave, non è vero? Bravi, le avete notate, eh? Sono pneumatici da pioggia. Ricordo che è nuvoloso, ma non credo che pioverà. Chissà cosa gli è venuto in mente. Che vecchio testardo. Era meglio se si ritirava prima. Non può certo competere con me. Accidenti! Sensazionale! Oggi è la giornata delle meraviglie. Nave ha ottenuto lo stesso tempo di Marco. Sono finito. Hanno pensato soltanto alla potenza, ma si sono dimenticati di una cosa molto importante, il peso. Anche se la macchina ha 390 cavalli, il più eccessivo la rallenta notevolmente. Dovevano far ragionare il cervello e toglierle del peso. Adesso siamo proprio nei guai, ragazzi. Nave ha ottenuto il nostro stesso tempo.
No, non è lo stesso, no. Mi dispiace molto per voi. Ha sì fermato il cronometro sui 10.02, ma con i pneumatici da pioggia. Con gli altri sarà senz'altro ancora più veloce. Ma dice davvero? Ehi, guardate, piove! Che peccato, sta cominciando a piovere. Questo renderà le cose più difficili per tutti. Lo sapete che se continua a venire giù così dovremo affrettarci a cambiare anche noi le gomme e mettere quelle da pioggia, ragazzi? Ma che strano. Il signor Nave... No, non è possibile. Sembra che Nave avesse previsto che avrebbe piovuto. Allora, vi piace la mia macchina, ragazzi? Con questa non posso assolutamente perdere. Voi che cosa ne dite? Caspita, che preveggenza. Ha preparato l'auto per gareggiare con me, nella sicurezza che avrebbe piovuto. Zen-Nippon Zero è un Grand Prix. 青春の情熱と夢が交錯する俺たちの戦い. 神様ナベさんが無限の兵道千里さんが牙を向いて襲いかかってくる。でも俺は負けない。栄光のチャンプの座はすぐそこだ。次回よろしくメカドック。夢のビッグエンド。よろしくチューニング。 Marco un motore segreto.